Ciao ragazze, quest'oggi vi voglio parlare dei prodotti che ho finito a settembre, quindi vi farò una breve recensione. Allora, cominciamo dall'unico prodotto no. È il balsamo della Lush AAA Cercasi. Io di quello non ho più il barattolo perché l'ho dato per la promozione dei 5 barattoli e quindi l'ho travasato in una bottiglia di un altro balsamo Lush. E non mi è piaciuto perché mi opacizza i capelli. Inoltre, l'odore che mi lascia su non mi piace assolutamente. E più che altro la cosa sgradevole, appunto, è questo effetto che mi dà. Quindi il capello è opaco, come se fosse ruvido, non vi so spiegare così. E proprio sento il capello spento. Quindi non mi è piaciuto, per i miei capelli lo boccio. L'avevo comprato perché ho sentito pareri entusiasmanti di questo balsamo. Ho sentito anche che era molto nutriente. Io, avendo i capelli con le punte secche, ho bisogno di una nutrizione estrema. Però con questo balsamo non mi sono trovata affatto bene. Inoltre non l'ho trovato nemmeno districante, per cui quel pochino che mi resta lo sto utilizzando mischiato a Cocobello, sempre della Lush, col quale mi trovo bene, però ve ne parlerò più in là. Poi passiamo ai prodotti sì. Ho finito Fate Voi. Fate Voi, sempre della Lush, è un gel doccia natalizio. Ve lo faccio vedere perché ne ho un'altra bottiglia ancora nuova. Questo qui è dentro, ha dei brillantini viola che non si vedono assolutamente quando si fa la doccia. Allora, mi piace perché ha un profumo meraviglioso di amarena. Inoltre ne basta davvero pochissimo per fare un sacco di schiuma. Il profumo resta sulla pelle per qualche ora, però non è uno di quegli odori invadenti. Certo, è molto dolce, per cui se non vi piacciono gli odori dolci, state nella larga. Però a chi piacciono consiglio di far scorta di questo prodotto quando uscirà, se uscirà nuovamente per Natale. Poi un altro prodotto sì è il detergente viso Acquamarina. Questo è finito. Ha un odore particolare, però sul viso secondo me lascia semplicemente un odore di pulito, proprio un profumo di pulito, nulla di forte. Invece il prodotto nel barattolo puzza un po' perché all'interno vi sono contenute delle alghe. Comunque, ripeto, con questo prodotto mi sono trovata molto bene perché non mi provoca arrossamenti, non ha all'interno particelle scrub, per cui non aggredisce la pelle, quando si massaggia il prodotto. E se voglio fare uno scrub, utilizzo un altro prodotto, però per la detersione quotidiana, con questo mi trovo benissimo. Sgrassa, ma non secca. Basta, mi trovo bene. Invece, come maschera per il viso, ho finito la Settimo Cielo. Questa ormai la uso da un paio di anni, però non ve ne avevo mai parlato. È di colore giallino, un po' verdognolo. Contiene erbe, miele, uova. Ed ha delle particelle scrub all'interno, per cui io la lascio in viso un quarto d'ora, 20 minuti circa. Dopodiché, inumidisco con l'acqua tiepida in modo che la crema ormai secca ritorni a diventare cremosa, appunto. Dopodiché, massaggio sciacquando via la maschera. La mia pelle veramente rinasce dopo questa maschera, diventa più luminosa. Non vi so dire per quanto riguarda i brufoli, perché io non ho problemi di brufoli, piuttosto ho problemi di piccole bollicine qui sulla fronte, probabilmente provocate dal sudore, non so. E quando uso questa maschera noto che diminuiscono, per cui mi piace un sacco.
Certo, non ci spenderei 10 euro su una maschera del genere, anche perché dura 3-4 volte e essendo una maschera fresca scade dopo 3 settimane, per cui la prendo solo quando ho i 5 prodotti perché la lascio fa una scusate, i 5 barattoli perché la lascio fa una promozione, ovvero riportando 5 barattoli di questi o di questi che sono un po' più grandi oppure di quelli più grandicelli, sia in omaggio una maschera fresca. Per cui quando ho i 5 barattoli vuoti prendo una maschera per il viso. Ok, un altro prodotto che ho finito è Rococò. Purtroppo di questo non ho il barattolo perché appunto l'ho dato via per prendere la maschera. Però vi dico, è uno shampoo molto idratante a base di cocco e io lo trovo ottimo perché non mi provoca problemi di dermatite. Io soffro di dermatite qui sulla cute, per cui questo non me li provoca. Inoltre mi va a nutrire i capelli, anche la cute che tende ad essere leggermente secca ogni tanto, me la va a nutrire e poi io devo aggiungere solo un po' di balsamo sulle lunghezze. È lucida da impazzire i capelli. L'unico inconveniente è che all'interno ha delle scagliette di cocco, per cui quando andrete a sciacquare i capelli non andranno tutte via queste scagliette di cocco, resteranno tra i capelli. Però insomma, quando asciugo i capelli col fondo in genere volano tutte via, per cui per me non è un problema. Avere queste scagliette di capelli, anche perché poi utilizzando il balsamo scivolano via quando si sciacqua il balsamo, quindi ne restano proprio pochissime. Altro discorso, se avete capelli ricci, io penso che sia un po' fastidiosa questa presenza di scagliette perché sul capello riccio tendono a restare incastrate, credo. Però non avendo i capelli ricci, ricce, ditemelo voi, magari me lo scrivete qua sotto. Ok. L'ultimo prodotto che ho finito è il Cantando sotto la pioggia. È un balsamo emolliente con all'interno delle particelle scrub. Io ne ho qua uno nuovo, ve lo faccio vedere. Questo qui. Ha una forma un po' strana perché col caldo mi si è schiacciato un pochino. Però insomma, ha un profumo favoloso. Di noccioline di burro d'arachidi, veramente ottimo. Mi piace questo prodotto perché io sono un po' pigra, mi secca spalmarmi di creme, cremine dopo la doccia. Invece con questo, dentro la doccia stesso, con la pelle bagnata, lo sfrego su tutto il corpo, lo massaggio perché ha delle particelle scrub, quindi vado a massaggiare, ma proprio 30 secondi massimo, sciacquo e ho finito. Metto l'asciugamano, mi tampono e sono perfettamente idratata. Altra cosa super positiva è che io ho provato l'altro balsamo corpo della Lush, il Copacabana, però mi lasciava la pelle unta. Questo invece no, ha il perfetto grado di idratazione che necessita la mia pelle senza lasciare untuosità, che poi quando resto con la pelle unta mi dà un fastidio perché dopo un po' mi sento come se fossi sporca e quindi mi devo rifare la doccia. Però insomma con questo mi trovo benissimo, il profumo è meraviglioso e dura qualche ora sulla pelle, quindi senti un profumo eccezionale, di noccioline, di biscotti, proprio di cose buone. Ok, per questo mese credo di aver finito. Come avrete immaginato e capito, io utilizzo molte cose della Lush perché mi piacciono, mi trovo bene. Avendo problemi di dermatite, ho notato che da quando uso i loro prodotti la dermatite mi è diminuita in alcune zone che avevo veramente gravi, e invece nelle zone dove avevo una dermatite meno grave mi è totalmente sparita. Adesso ne ho solo un pochino sulla cute ed ogni tanto, per cui mi ritengo assolutamente soddisfatta. Di tanto in tanto vado a provare altri prodotti
Però finora non ho trovato prodotti migliori per me, per cui per ora resto fedele alla Lush, poi chissà. Anzi, fatemi sapere se c'è qualche prodotto che mi possiate consigliare, così lo provo. Grazie, ciao, alla prossima!